Siamo con il consigliere comunale Angelo Leonforti. Allora, le iniziative di protesta sono iniziate ma proseguono intensamente nel corso di questa settimana. Abbiamo visto oggi poca partecipazione da parte dei giovani, magari ve ne sarà nei prossimi giorni. La Presidente del Consiglio ci ha detto anche che andrete nelle scuole. Sì, è vero. Noi comunque ci stiamo adoperando come Consiglio Comunale a ovviamente un'occupazione di questa sala consiliare, come come il sindaco nostro anche ha spiegato e ha detto. Noi continuiamo le nostre proteste, è vero, manca la presenza dei giovani, è stato anche sottolineato dagli interventi del nostro Presidente del Consiglio e soprattutto anche del sindaco. Noi speriamo che sensibilizzando le scuole anche i giovani prendano parte a questa protesta, perché comunque il futuro è loro. Noi nelle due riunioni che abbiamo fatto, sia alla sala Giovanni Paolo XXIII dell'Annunziata, era presente tanta cittadinanza, ma quello che mancava era il sale dei cittadini, che è la presenza appunto dei giovani. I giovani possono dare tanto alla protesta e possono difendere il loro futuro, come io mi ritengo giovane che rappresento anche in questo Consiglio Comunale. E chiedo a tutti la partecipazione attiva nella protesta, perché tutti insieme possiamo ottenere qualcosa, come si è detto adesso nel Consiglio Comunale appena finito. Ecco, c'è un po' di sfiducia sicuramente da parte dei giovani, però magari vedendo le istituzioni in prima linea protestare, forse ecco, può essere sicuramente un'esca per i giovani. Sì, ma per lo più io credo che anche i giovani per un po' di pigrizia domenicale non sono stati presenti, perché è ovvio che i giovani vanno a letto tardi anche il sabato e prima io esco, quindi magari domenica mattina alle 10 si chiede un sacrificio forse troppo alto. Ecco, martedì c'è la fiaccolata, magari ce ne saranno molti di più. Sì, martedì sarà fatta questa fiaccolata e quindi io penso e sono sicuro che tanti giovani del comprensorio, non solo di Leonforte come abbiamo visto, di tutti gli altri paesi vicinori, sia presente in maniera massiva e che ci diano una mano veramente forte a questa protesta. Grazie. Prego.